Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Elden Ring. Nello scorso episodio abbiamo battuto un mini boss e abbiamo fatto un po' di livelli e ora direi di andare avanti davanti al cancello per proseguire con la tra virgolette storia. Cerchiamo di non andare troppo lontani, tornare in vita dopo la morte dalla via che ci manda questa luce che ci guida. Anche perché dall'altra parte cos'è quel segno? Ci sono i giganti. Non me la sento davvero di sfidarli adesso. Oppure sì? Ciao. Oppure lo lasciamo fare. Direi che è il... Non li attacca? Fammi capire. Vuole solo noi? Sono al servizio di quelle guardie, di Gothric? Non mi sento ancora pronto per batterlo. Stiamo salendo di livello, ma... No, no. Gira. Ui! Cazzo ha fatto a vedermi. Senti. Non posso usare le magie? O mi si è rotto il tasto? Oddio. No, il tasto funziona perché me lo vede il gamepad viewer. Che succede? Ok. Stavamo dicendo... Proprio anti-sgamo. No. Mi sa che devo batterlo. Aglio. Perché mi fa puntare le gambe? Direi che non è parriabile questo uomo. Con gli attacchi fisici non gli faccio assolutamente niente. Oddio, la sta tirando fuori. Aia. Avete finito voi? Oddio. Direi che mi appunto. Cos'è quel simbolo che è apparso lì? Ok. Forse è meglio andare da un'altra parte.
Potremmo effettivamente tornare alla chiesa e cercare di battere quel tizio. Perché no? Uso della parata. Gli scudi consentono di utilizzare la parata, un'abilità che devi alle attacche in mischia. Allora, vediamo. Volevo anche equipaggiare la campana. Ah, ma è un oggetto? Posso usare solo una volta? No, non la voglio sprecare allora. Oppure sì, vediamo, vediamo com'è. Ciao. Gli avvocati, venite. Ragazzo, qui dietro di te. Attaccatelo! Guarda. No, fallo 2 FPS e mezzo. Penso che quei lupi non abbiano vita lunga e neanche io. Devastati. Ok. La cattiveria di questo gioco. E ovviamente non posso più evocarli, no? Ah, no, sì. Ok. Prego. Utilizzo uno su uno, ma... come se fosse un'ampolla. Perché lagga così tanto? Ungete i miei prodi! Ho buttato giù un albero. Penso sia cattivo lui, eh. Chissà se riusciamo a disarcionarlo. Troppo avido? No? Ho ammazzato un lupo? Non gli ho fatto ancora niente. Ho ammazzato 2 lupi? E ora credo tocchi a me. Vero? Vuoi il mio corpo? Vuole il mio lupo che mi sta aiutando? Poverino! Basta. Fammi curare. Mi ripunge! No, è troppo forte ancora per i miei standard questo. Sentinella dell'albero. Perché metterlo così all'inizio? Cattiveria questa. Questa è cattiveria. E allora, direi che l'unica cosa che ci rimane da fare... Cavolo, è un gran peccato che laghi così tanto. E andare da questa parte. Al lago, dove ci sono i giganti. Cioè, in realtà, l'unica cosa che ci rimane da fare. La mappa è vastissima. Ora, dobbiamo solamente potenziarci. Per forza.
Posso pariarti? Decisamente no. Quello era un parry perfetto. Mi dispiace per il tuo cavallo, ma... è arrivato il momento di dirgli addio. No, no, tutto che urli. Rimani in terra. Guanti di Kaiden. Equipaggiamento. Allora, arrugginiti e neriti dall'eterno conflitto. Questi imponenti mercenari delle glaciali vette del nord sono esperti nel combattimento a cavallo. Kaiden è il loro principale insediamento. Ok, sono più leggeri, ma leggermente più scarsi. Quindi, proseguiamo, credo. Passiamo dal ponte. Andiamo di qua, andiamo qua su. Non saprei esattamente cosa fare. È molto vasto il mondo. So solamente che mi conviene forse andare un po' a cavallo. Questo frammento di rovine, poi bisogna capire a cosa servono. Quello è un falchetto. Per un attimo ho pensato fosse una persona. Ok, non volevo correre troppo. Qua c'è un altro avamposto. Un altro avamposto. Con dei lupi. E i guerrieri, quelli che sono abili a cavallo. Vedo che fanno comunque male anche a piedi. Bravissimo. Vabbè. ce n'è uno anche a cavallo, ok. Fermissimo. Sì, sì, tutto che ti potenzi. Forse non hai ben visto. Contro chi è a che fare? Contro un deficiente. Allora, eliminiamo questo lupo. Ottieni i materiali. Ok, in fiore di foglia madre. Presumo che all'uno lo possa prendere di soppiato, quindi li eliminerei il cavallo. Oh oh. Oh oh. Maledetto. Siete in due, eh? Vedo che questo gioco diventa sempre più simpatico. Va bene. Dobbiamo proseguire con calma. Evitare gli scontri così diretti. E soprattutto devo imparare a fare i perri. Perché se non imparo a fare i perri, siamo nella merda. Ok. Sono super permissivi. Devo solamente imparare le tempistiche dei nemici. No, 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 no. Non so cosa tu abbia fatto, ma c'è anche il tuo amico lì dietro. Muori. Dove vai? Voglio il tuo cavallo. Sta scappando. Che coraggio. Il frutto. Non vorrei che tornasse indietro proprio mentre sto... No, sta proprio andando... E quello cosa? Quello è un gigante. Ah, ragazzi, sì. Buongiorno.
Aio. Voglio andare sul sicuro. Bam. Mi dispiace, ma it's just business. Dammi le ossa. Ossa, ossa e pezzo di carne, non male. Ok. Qua cosa c'è? Rescettare dell'armaiolo. E tu chi sei? Tieni materiali? Erba, farfalla ardente. Sta dormendo. Noi ne approfittiamo. Ui. Non posso rischiare di perdere. Pungi. E niente. Ho perso invece. Però c'è dato un ricettario dell'armaiolo. Vediamo un po' cosa. Andiamo sia la statua che siamo qua vicino. Che paura. Chissà se ci sarà una boss fight a cavallo. Grasso incendiario con lagaccio, fegato essiccato, ignifugo. Devo recuperare le mie cose e poi posso anche andare via da qua. Oddio. Bravo, per favore. No, no. Roba appassito. Palle. Disarcionatore. Pantaloni di Kaiden. Forse mi ha droppato perché l'ho ucciso prima del cavallo. Disarcionatore. Armamento mano destra. Serve forza e destrezza. Attacco 138. Beh, sono armetine belle forti, eh. Quello col cavallo è scappato. Non posso rischiare di perdere quelle anime, mi dispiace. Devo giocare un po'. Uvetta congelata. Ma questa roba la posso mangiare? A cavallo, ripristina il PV di torrente. Questa è discriminazione, però. C'è altro da prendere? Ok. Come scusa? Quello era un Perry. Forse quando si trasforma con quell'aura rossa non posso più perriarlo? Stiamo morendo a calci in bocca, eh. Beh, allora, direi a questo punto fare il giro, perché qua non c'è più niente per me. A parte quelli. Bang. Ci prendiamo le nostre rune.
che sono abbastanza adesso. Sono dentro, vero? Eh sì, nella tana del nemico. Per un attimo mi è sembrato che avesse un'arma diversa. C'è un gruppo di lupi e là c'è un lupo più forte, sembra almeno. Un altro boss? Beh, il gruppo di lupi che gira intorno è facilmente eliminabile. Quindi rimane lui e questo lupo bianco. Cosa proteggi, signor lupo? Scendi, per favore. Grazie. Oh, oh, ce n'è un altro. Ho sentito anche un rumore di gigante che non mi è piaciuto. Niente, per ora è inutile che paro, mi sbilanciano e basta. Devo schivare, aia. Mori. Le preda, le ossa. E tu, se il gioco mi ha detto il vero, dovresti darmi un'ampolla. Vero? Sì, ha detto il vero il gioco. Cosa dai? Runa aurea. Ok. Qua stiamo andando fuori dalla mappa. Possiamo salire sopra? Ci conviene? Cos'è quella statua? Che paura! Possiamo scendere di qua a cavallo. Ci sono degli orsi. Ok, forse è meglio non andare da questa parte. Eviterei di leggere anche i messaggi. Sto circumnavigando praticamente la mappa che mi hanno dato. Un'aurea. Fungo. Ok. Cosa dovresti essere? E quanto sei forte? La risposta è molto forte. Ok, scappiamo. Signor cavallo, mi serve il tuo aiuto. Via. Che paura. Non posso usare le magie, eh? È sicura. Direi che siamo a livelli un po' troppo alti. Raccogli. Torniamo indietro. Teletrasporta. Sarebbe bello poter andare a forza 16 e usare un'altra arma. Che fa più male. Nuovo livello. Forza 13. Facciamo così allora. Se dobbiamo salire gradualmente, portiamo su anche il vigore. Mi serve uno scudo. Dardi d'osso. Lancia ai nemici per infliggere danni. Infligge danni da fuoco. Io la proverei. Cosa dite?
Proviamola sui giganti. Equipaggiamento. Ok. Facciamo che... evochiamo. Maledetti. Distraeteli. Ho bisogno di un secondo. Oddio, no. La vigore no, però. Oddio. Quello mi fa male. Vedo che non fa distinzioni. Decisamente. Bravissimo. Io userei i lupi per proseguire. Mi dispiace, lupi. Resistete finché potete. Mi è arrivata una sberla. Ok. Non il modo in cui avrei voluto passare, perché quello è ancora vivo, ma è ancora troppo oltre le nostre capacità fisiche. Tieni. 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 Qua c'è un qualcosa di interessante. Colle tempesta. Seme d'oro. Bene, quindi abbiamo guadagnato un'ampolla. C'è da dire anche che ho iniziato con... beh, c'è un po' di vento, eh. Ho iniziato con un'ampolla in più rispetto allo standard. La cavalcatura io la userei so. Ma voi siete malati. Volete farmi spaventare? Invece siete solo dei lupi. Lupi che però sono arrivati col vento. Se vi elimino, però mi date un po' di vita. Cioè mi date un'ampolla nuova. Datemi l'ampolla! E qua ci sono degli edifici, delle case. Troverò rifugio, troverò un NPC. Troverò nemici. Molto probabilmente la terza. Ok. Oppure un rifugio. Va benissimo lo stesso. Ci mettiamo a sedere. Ampolle. Incrementa il ripristino, vero? No. Aggiungi carica. 4 e 2 ora. Beh sì.
Direi che sono distribuita bene. Nuovo livello, possiamo fare un livello. Ci serve vita, perché siamo a 400, è davvero ridicola la vita che abbiamo. E qua c'è una persona. Questo cos'è? Chiave della spada di pietra. Ciao. Innestati? Ok. Legata al ragno? Did you know if you're grafted by the spider you become a chrysalid? Che paura! No, per favore, ragni no. Seduta laterale. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle, enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, you've come to be one with the spider. Well, that makes us two peas in a pod. Okay. Va bene. Scary, you know, having your arms cut off or legs. Beh, come fai a saperlo? I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. I know. Can you take this little one along with you? Ceneri di medusa spiritica. Grazie. Oh, scusate. Va bene. Grazie. Anche per me. Can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle. Se le becco, sì. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. Spero per te di no. Ok. Va bene. Ci ha dato un'altra evocazione. Evoca una medusa spiritica. La fanciulla medusa è alla disperata ricerca della sua terra remota. Non esiterà a inondare di veleno i nemici per conto di chi la evoca. Sembra si chiami Aurelia. Bene, Aurelia. Ti proveremo. Perché no? Ok ragazzi, io direi di salutarci qua e ci vediamo al prossimo episodio, sempre qua, sul mio canale. Ciao a tutti! Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video, sempre qui, sul mio canale. Ciao a tutti!